Ciao ragazze, allora benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro quelli che sono gli addobbi per l'albero di Natale. Noi abbiamo fatto due alberi di Natale, uno interno e uno esterno. Allora, questo albero di Natale è abbastanza datato perché è stato il primo albero di Natale che abbiamo acquistato io e Francesco quando siamo andati a vivere insieme, quindi vi parlo del 2011. E gli addobbi hanno la stessa età, quindi comunque è da un po' che abbiamo queste palline che lo addobbiamo in questa maniera. La cosa che poi siamo andati ad aggiungere sono stati i fiocchi. Mentre per l'albero esterno, questo è un albero IKEA, ne avevamo due in realtà, solo che poi evidentemente il freddo e il caldo, stando sempre fuori, perché erano degli alberi che noi avevamo acquistato da mettere proprio esternamente, quindi dai lati, dai due lati della porta d'ingresso. Solo che evidentemente stando sempre fuori il caldo e il freddo è andato un attimino a danneggiare questi alberi finti perché comunque sono in plastica e di conseguenza uno dei due mi si è rotto in mezzo, quindi si è rotto proprio il tronco principale ed era impossibile aggiustarlo. Francesco ci si è messo coi chiodi e quant'altro, ma niente, non reggeva. La prima folata di vento si piegava e quindi l'abbiamo dovuto buttare. Siamo così rimasti con un albero. E questo poi lo ritiriamo in box durante l'anno. In estate sì, lo lascio fuori, però devo stare sempre molto attenta perché coi pinetti finti le vespe amano farci l'alveare. Quindi poi diventa un attimino pericoloso entrare e uscire perché ci sono gli sciami sempre intorno all'ingresso. E niente, allora adesso vi mostro anche quelli che sono gli addobbi dell'albero esterno. Sono degli alberi piccolini rispetto a quelli che si vedono su Instagram, su YouTube, comunque che sono questi alberi bellissimi, giganti. Noi vabbè, abbiamo questo e ci teniamo questo. Penso che per un bel po' di tempo, comunque finché anche i bambini saranno piccoli, visto che Raffaele proprio ieri si è impigliato nell'albero ed è caduto insieme a lui, quindi ho detto no, va bene così, va bene un albero di queste dimensioni. Quando saranno più grandi, magari potremo vedere anche noi un albero di quelli gigantissimi, bellissimi, come si vedono oggi. Niente, io vi lascio questo video, poi vi dico che dobbiamo andare a rassettare un attimino la casa e il soggiorno. Quindi andrò a passare in velocità l'aspirapolvere. Che questa è una cosa che sapete che faccio quotidianamente, più volte, anzi al giorno, e do una pulita e basta. Ah, volevo dirvi che in soggiorno vedrete una novità, cioè sono andata a riesumare le mie tende. Voi sapete che io tolgo, metto, e queste tende, per fortuna, quella santa di mia madre le aveva tenute a casa. Non le ha date via perché io le avevo date a lei da far provare a mia sorella se le stavano bene a casa sua. Alla fine lei ha optato per delle tende a pannello molto belle e quindi mia mamma ha detto le tengo a casa perché so che tra un po' Elena me le chiederà di nuovo e così è stato. Quindi gliele ho chieste e le ho rimesse in soggiorno e vi dirò che non so perché io le abbia tolte. Secondo me il tendone così bianco, ho ancora le veneziane ovviamente perché io ho proprio la necessità in soggiorno, avendo le persiane, comunque di avere un po' di privacy, soprattutto quando la sera e abbiamo la luce accesa e magari le persiane sono ancora aperte. Le veneziane in questo aiutano un sacco perché poi sono gestibilissime, sia per quanto riguarda la privacy sia per quanto riguarda l'ingresso della luce. E quindi niente, per ora le veneziane sono ancora su, però vi dirò che le tende hanno anche un altro tipo di gestione. Le veneziane sono un macello da tenere pulite, e mentre le tende le stacchi, le si butta in lavatrice, le si rimette anche bagnate e loro si asciugano dritte così. Insomma, in un attimo è fatto e in più vi dirò che da quando ho messo queste tende a me sembra quasi che il soggiorno sia ancora più spazioso, quindi danno un effetto di profondità, di ampiezza e soprattutto danno un po' di calore. E la tenda secondo me fa proprio quello, fa proprio casa, fa proprio soggiorno e così.
Quindi, per fortuna che le avevo ancora. Niente, quindi andremo a riordinare un attimino il soggiorno e buon video. Io con questo video vi mando, anzi, un bacio prima e vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi aspetto al prossimo video come al solito. Ciao ragazze! Allora, l'albero è qui, è posizionato qui di fianco al buffet, quindi di fianco alla televisione. Così quando siamo sul divano, diciamo che possiamo godercelo. E allora, è un albero completamente verde e abbiamo messo queste palline, così che sono argentate, lasciano anche un po' di brillantini a terra, ma fa niente, sono bellissime da vedere, secondo me. E sono delle palline IKEA e all'interno della confezione, oltre a queste brillantinose, c'erano queste. Sono di plastica, ovviamente, non sono in vetro, non potrei mai mettere delle palline in vetro con i bambini a casa. E ci sono queste, quindi fatte in questa maniera luccicante, e in più ci sono queste opache, quindi in argento opaco. Siamo rimasti quindi sul tono dell'argento. E in più siamo andate ad aggiungere questi fiocchi. Adesso vediamo, ve ne prendo uno. Comunque, questi fiocchi che ho fatto io da un nastrone di quelli grandi, grandi, grandi in velluto. Infatti, sono proprio in velluto. E secondo me, questi fiocchi danno un po' quell'aria un po' più elegante. Ecco, diciamo. Adesso, ieri ha fatto un bel volo l'albero. Però, vabbè, i fiocchi più o meno hanno resistito. E in più, in aggiunta, siamo andati a mettere delle luci. Sono delle luci che non hanno intermittenza, sono fisse, e, però non lo so, danno quell'aria un po' di calore. In più, vi mostro sempre qua di fianco, questo è il nostro presepe. Questo presepe mi è stato regalato da mia mamma. Sono delle statuette che sinceramente non so dove abbia acquistato, però me l'ha regalato lei tempo fa. E abbiamo preso un po' di questo tessuto della base, ecco, dell'albero, che è questa, e sopra siamo andati a mettere queste lucine a batteria. E poi niente, Francesca ha avuto l'idea di portare dal box questa che è una casetta e inserirci all'interno Maria e Giuseppe, e poi ovviamente Gesù bambino è ancora coperto. Quindi in questa maniera, questa qui invece è una preghiera della famiglia che voglio lasciare qua. E, insomma, ed è questo è il nostro angolino. Poi adesso vi mostro questa cosa. Ci sono le ciabatte di Franci. Comunque, qua sopra ci sono questi due cerchietti che a me sono piaciuti tantissimo. Li ho acquistati forse. No, l'anno scorso li ho acquistati al Viridea e mi piacciono tantissimo, sono fatti molto 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 bene. Hanno queste campanelline così che fanno questo suono classico natalizio e insomma in questa zona ho addobbato così. Dovrei, anzi vorrei, anzi in realtà prima avevo tutte le lucine qua sopra, ma le ho dovute utilizzare per l'albero che ho messo fuori e per il presepe, quindi sono rimasta a corto di lucine a batteria perché non ho delle prese della corrente. Quindi volevo acquistare comunque delle lucine che magari avessero, non lo so, le stelle o qualche richiamo natalizio da posizionare qua proprio sul corrimano in questo punto e basta. Adesso vi mostro l'albero che abbiamo posizionato fuori e lo porto in casa che così non prende freddo e ve lo faccio vedere con calma. Eccovi, questo è quello che abbiamo esternamente. Queste lucine sono delle lucine di Primark acquistate forse 2 anni fa, vanno a pile, quindi viste così bianche non sono il massimo, però quando poi vengono messe, viene messo fuori soprattutto la sera e le lucine sono accese, fa un bellissimo effetto. E allora io l'ho addobbato in questa maniera, non riempiendolo più di tanto. Ho optato sempre per un fiocco in velluto qua sulla punta e ho applicato questi cuori che sono di cuori in legno. Ne ho messi 2 o 3, forse ce n'è un altro sparso ancora dietro.
E queste pigne, che sono delle pigne pesantissime, glitterate, sempre rimanendo sui toni un po' così del rosso, molto 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 belle. In più, secondo me, il tocco forte di questo albero è, sono queste palline, scusate, non è, ma sono queste palline. Sono delle palline in vetro, così ci vediamo attraverso le palline. Sono delle palline in vetro che ha fatto la cugina di Franci, la mia cugina acquisita, e lei è non brava ma di più ancora. Quindi sono queste palline con sopra scritto inciso il nostro nome. Quindi sono in vetro, sono delicatissime, per questo io ho voluto metterle nell'albero fuori, che così in casa rimangono incolumi, perché veramente con i bambini ho sempre il terrore. Quindi Raffaele, allora Francesco, Elena, Raffaele, qua c'è il mio Sami, Samuele, e poi qui c'è anche lei, c'è la mia Daisy, la Daisy con la zampetta. E l'ho inserito in questa nasce come pattumiera, penso, di carta, nella zona IKEA, dove ci sono le scrivanie. Io, vabbè, lo uso sinceramente come suo vaso. E quindi niente, questo è l'altro alberello che andiamo a posizionare sempre fuori da casa, anche perché l'unico addobbo, come vi dicevo e vi ripeto, non avendo le luci esterne che per ora possiamo andare ad utilizzare, a mettere. Comunque mi piace molto e è così, così. Quindi eccovi, questo è quanto. Ora niente, passiamo a riassettare un attimino casa e soprattutto, vabbè, il soggiorno. Adesso andiamo a lavorare velocemente e io vi saluto, ragazze. Ciao! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it all alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself. Ragazze, visto che una mia amica me l'ha chiesto, allora vi spiego.
Io nella mia Black & Decker ovviamente non bisogna andare a inserire alcun tipo di detersivo, ma secondo me si tratta di detersivi forse schiumogeni. Io vi dirò di più, nel serbatoio normalmente vado ad aggiungere, voi sapete che io con la Black & Decker la passo anche sui tappeti, e quando la passo sui tappeti aggiungo delle goccine di olio essenziale di limone, altre volte quello di eucalipto. E in questo caso avevo questo giù, perché lo uso per il diffusore che ho qua giù vicino alla termostufa, e ho questo che è sempre della stessa linea da cui io acquisto, insomma della Swiss Care, da cui io acquisto gli oli essenziali, ed è un, si chiama Harmony, è molto buono, è un buon profumo. E niente, vado ad aggiungere qualche goccina all'interno del serbatoio, così per darmi, non so, quell'effetto di proprio profumato anche. E poi vi dirò che io tante volte, infatti lo diceva questa mia amica che ha appena acquistato anche lei la Black & Decker e mi chiedeva, vado ad aggiungere l'aceto di vino. Tanto l'aceto non è schiumogeno e andrà anche a togliere il calcare che si accumula in questo ugello che è piccolissimo, attraverso il quale poi passa il vapore, cioè si crea il vapore, passa l'acqua per creare il vapore. Quindi vado anche con l'aceto, c'è un po' di puzzo di aceto, quello senza ombra di dubbio, però sapete che è un grosso disinfettante e molto forte, uno sgrassatore fortissimo. Quindi io tante volte... ecco, porca vacca! Allora, e quindi tante volte vado di aceto, proprio di aceto, dentro la Black & Decker tranquillamente. Quindi in questo caso, senza far danni, ci proviamo, aggiungo una, due, tre, quattro goccine, proprio sono già tante, e poi possiamo partire, la scaldiamo e continuo il mio lavaggio.